Buondì. Buongiorno Francesco. Si comincia con questo 8 marzo, sì. Che poi alla fine magari parleremo anche, sì, di questo 8 marzo. Però anche intanto... perché non si capisce, caro Gino, sì. Se fai gli auguri. Ah no, la no, fai donna tutti i giorni. Io non li fai. Io ho deciso, se tu sei d'accordo, io ho deciso, sì, immediatamente dopo farli. Aver visto questo nostro intervento con un nostro amico, lo vuoi presentare, sì, direttamente? Come no, noi presentiamo innanzitutto il nostro ospite, amico personale, Salvatore Massimo Fazio, scrittore, non solo, scorrettissimo, sai, di quelli proprio, sì, che sì, non le lasciano, con il suo tornello dei dileggi. Ciao Massimo! Il tornello, ciao, dei dileggi. Massimo, come, ciao, stai? Ciccio. Ciao Gino, bene, in ottima forma, ed è vero. Ebbene, già questa è una cosa importantissima. Sì, sì. Io sono curiosissimo di capire già dal titolo, il tornello dei dileggi. Ma perché c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, c'è anche del calcio in questo libro, ce ne parlerà lui. Libro che sta correndo, con la sua casa editrice, sta correndo verso un grande premio. Bello. Ma noi corre, ciò dice lui. Incrociamo le dita cominciamo con capire, incrociamo veramente le dita, cominciamo a capire perché dal titolo dovrebbe essere interessante questo tuo libro. Sì, vai Massimo, dici tutto. Bene, nuovamente ciao e grazie per l'invito. Il tornello dei dileggi... No, grazie no, con grazie non te ne esci, perché come minimo a me e Ciccio... Ci devi invitare in una delle pessime trattorie catanesi, esatto. Ma sai, di quelle lì, noi non vogliamo andare in luoghi altisonanti, belle, noi vogliamo andare nella bettola. Ma vogliamo dire qual è? Facciamoli noi. No, ma pessima no, perché sennò... No, non è pessima nel senso, però buona per quello che mangiamo. No, non possiamo dire, perché noi vogliamo essere invitati... In una pettola dove come minimo l'avambraccio, se scoperto, deve rimanere appiccicato alla tovaglietta di plastica, come minimo. Cioè, dove tutto è sempre più saporito. Dove tutto è sempre più saporito. No, scusa dell'interruzione Massimo. No, figurati. Il tornello dei dileggi nasce come titolo da un format che si tenne a Catania dal 2013 al 2016. Che lo inventò quel gran visionario autoctono come noi di Andrea Pennisi, però si chiamava il Tinello del Dileggio. Il Tinello del Dileggio. Siccome ho creato diversi personaggi e ho fatto un cameo su questo Tinello dei Dileggi, abbiamo trasformato, chiamandolo Tornello dei Dileggi, e da lì abbiamo attinto e creato... inventato il titolo. Ovviamente ad Andrea ho chiesto la liberatoria, mi ha mandato al diavolo per dire: ma che mi chiedi, Fazio? E da lì esce il tornello. Poi c'è questo nugolo di tanti personaggi che vanno a convergere verso un'incapacità di autoidentificarsi, quindi è un tornello. Un tornello, come il tornello allo stadio, il tornello veramente ti dà la possibilità di il passaggio di tante persone e personalità diverse, di situazioni completamente diverse, però tutti quanti da lì passano per uno scopo comune, che può essere quello di andare allo stadio, quello di entrare al porto di Catania, quello di entrare in un aeroporto. È bella come l'idea che ognuno di noi deve attraversare un tornello a prescindere dalla volontà, sì, o meno. Una sorta di sliding doors sostanzialmente, no? Sì, una proprio. Una continua sliding doors. Che è sliding? Che è sliding? Porte girevoli, siamo in Europa, a parte il fatto che si dice sliding doors. Ah, no, perché tu gli metti... Sliding doors. Scusa, Massimo, vedi... Vabbè, allora, da ora in poi parliamo solo in inglese, ma per questo vedi, io ho detto: ma non è un peccato che Massimo viene qui da noi dopo che, incrociando le dita, un percorso delle donne belle, e poi cosa può dire? Ah, il libro l'ho presentato anche da Gino e Ciccio, appunto. Ma infatti lui ha mandato una finta promozione della trasmissione di oggi. Ah, ho capito. Non l'ha messa. Questa è la cosa più importante. Prima di andare in pausa e poi di tornare col buon Massimo
Salvatore Massimo Fazi a parlare del suo tornello dei dileggi e di quanto potrebbe succedere con questa fortunata, almeno sinora possiamo dirlo, perché lo ha positivamente stupito sinora da quando insomma è uscito in commercio insomma questa sua pubblicazione. Noi che vogliamo fare? No, io vorrei sapere qualche cosa in più del libro, un trailer, qualcosa che mi possa... Ce lo faremo dire dopo la musica? Non lo so, non lo so se... Ci se, fermiamo se, per se, il momento? Se Massimo rimane con noi o meno. Cioè, deve rimanere. Assolutamente. Deve rimanere, perché poi da lui voglio sapere anche il livello. Il livello di che? Della cultura in questa città. Ah. Perché lui ha un pensiero tutto suo. E non convenzionale. Mi piace. Pausa. Mi piace. Punto G. Appunti e disappunti in bianco con Salsa Storina. Ed eccoci ancora con il nostro ospite insieme a noi, Gina Storini e Francesco Bianco. C'è anche lo scrittore Salvatore Massimo Fazio con noi. Salvatore, Massimo, eccomi. Ma è meglio Massimo Salvatore, come ti fai chiamare? Ma guarda, mi chiamano da sempre Massimo. Massimo. Anche perché è un nome che risulta un nome canonico, al battesimo l'hanno aggiunto. Cioè praticamente tu hai, a proposito del cuore giallo-rosso-azzurro, hai sostanzialmente i connotati dell'ex centrale della Roma di qualche anno fa, del comandante Fazio, che oggi gioca alla Salernitana, un difensore scarsissimo, legnoso. E allora stavamo dicendo, perché così lo possiamo ripetita Juvent, dicevano quelli bravi, questa cultura in questa città al buio, con un sindaco sospeso, con una squadra di calcio che non si sa che fine e come la farà, qual è il futuro? Con la zona industriale che serve solo ed esclusivamente per fare praticandato automobilistico. O campi da golf, sul cemento. No, ma più che altro, papà, ma insegna macchina, siamo in una zona industriale. Ecco, perché se lì si supera, diciamo, gli incroci dove non c'è niente, si superano le buche, diciamo che puoi guidare ovunque. Sì. Come sta la cultura? Io lo chiedo quasi ogni giorno al buon Gino, lo chiediamo. E io non so rispondere. No, vabbè, io penso che tutti possiamo saper rispondere, ognuno con un proprio punto di vista, ma io lo racchiudo su quello lì che è l'attività libresca più che letteraria, poi possiamo andare anche su altri. Il fatto sta, non solo in questa città, ma altrove, ma qui mi sono accorto anche da più parti in maniera molto più potente, che se tu non verti, se non favorisci, se non stai da una, se non dichiari più che stare, estrazione politica precisa, anche se scrivi qualcosa di importante che può rivoluzionare o sovvertire il pensiero, la vita delle persone, non vale niente. Dunque c'è una grande forma di bigottismo dove sei costretto a recitare ruoli. E cosa succede? Succede che la cultura lì va a sfinirsi. Se io dico la verità, vengo dileggiato per sempre. Se tento di avvicinarmi a coloro che furono al mio stesso posto, che però sono riusciti a sventolare una bandiera che poi hanno compreso che deve essere quella, allora sei degno anche di un premio Pulitzer. Allora, ma perché è questa qui l'idea? Ma non è che solo l'idea, è quello là che ho visto. E quando me lo hanno chiesto e mi chiesero, ma quelli che potrei definire come dissidenti, ho detto, ma voi fate bene ad essere dissidenti, perché? Perché almeno scrivete ciò che pensate e non vi rapportate a quello che la vostra estrazione politica, stiamo parlando della politica, la triste politica che non è la famosa polis, una frase già detta, però almeno si ha il quindi la cultura, scusami Massimo, in balia di una quasi di un cerchio magico, di una piccola elite dove se no, puoi starci dentro. La cultura, Massimo, se tu mi permetti, io credo di aver capito, perché guarda, nel mio infinito piccolissimo spazio teatrale io mi diverto nel dire alle persone che vengono, che quando vengono da me non devono dire di aver visto qualcosa di culturalmente valido, perché se è stato fatto è stato fatto a nostra insaputa. Perché? Perché noi abbiamo la voglia di divertirci, e siccome per tanto tempo la cultura ci è stata presentata come un qualcosa che ti deve a annoiare, b non possono essere più di 8 persone in sala,
Sudari ripete, è peggio di YOL, una cosa pazzesca. E allora mi divertivo nel fare questo, perché tu devi andare parlando di teatro, andare lì e devi uscire non avendo capito quello che hanno fatto, e guai se l'hai capito, perché se l'hai capito lo devi capire in maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno capito gli altri, perché deve avere dei punti di vista completamente diversi. Ti deve deprimere, ti negherà a casa, ti fare male la testa, perché se tu vai in un luogo e capisci quello che hanno detto, stai bene, ti fa respirare, possibilmente ti apre una discussione salutare, bella, tranquilla, e che può superare i problemi, chi non è cultura.